Ciao a tutti, mi chiamo Andrea Accordi e sono l'executive chef del Four Seasons Hotel qui a Bangkok. Oggi mi trovo nel ristorante italiano Riva del Fiume sul Chao Phraya River. Mi trovo con la nostra chef Anchali, che è la nostra ambasciatrice della cucina thailandese per tutto il nostro albergo. E vorrei parlarvi di una grande icona, un piatto storico della cucina della Thailandia, il Pad Thai. Questo piatto icona nasce sul dopoguerra, quando c'erano carenze di riso e il popolo thailandese iniziò a produrre noodle. Il Pad Thai è uno street food e si trova, devo dire, dappertutto, nei mercati, sul bordo delle strade. Un piatto semplice perché viene fatto in 4-5 minuti, però che racchiude tutti i sapori della Thailandia. Il segreto del Pad Thai sta nella salsa. L'ingrediente principale è il tamarindo e il tipo di zucchero che si usa. Anchali ha selezionato dei zuccheri particolari, una miscela, un 80% di zucchero di cocco e 20% di zucchero di canna, prodotti qua localmente, e anche un tamarindo molto molto speciale, semi dolce. Il tamarindo nei mercati si trova tipo una pasta. Questa pasta viene messa con un po' di acqua e poi strizzata con le mani. Tutta la pasta viene sciolta, poi tira via praticamente i semi, gli rimane solo questo tamarindo liquido leggermente denso. Quindi iniziamo la nostra preparazione della salsa di tamarindo. Anna mette lo scalogno tagliato fine con leggermente un po' di olio, fatto stare ma senza colorare. Dopodiché aggiunge la miscela di due zuccheri. La pasta di tamarindo. E poi un po' di salsa di pesce, qua la chiamano fish sauce, che assomiglia molto alla nostra colatura, però un po' più leggera. Si fa bollire circa 10 minuti e assaggia. Questo è il momento molto molto importante per bilanciare zucchero e acidità. Deve avere un sapore fresco, leggero, non troppo zuccherato, non troppo acida. Dopodiché questo è fatto. La salsa è pronta. Prima di iniziare a cuocere il nostro Pad Thai, volevo parlare un po' di tutte queste varianti. Se si mangia un Pad Thai al mare, sicuramente viene fatto con i gamberi, tante volte viene fatto anche con dei calamari. Al nord viene fatto anche col maiale delle volte o con il pollo. A Bangkok, il suo fiume interno, il Chao Phraya River, è circondato dal mare, quindi vi faremo vedere il Pad Thai con i gamberi di mare. Però aggiungeremo un gambero grigliato da Ayutthaya, molto famosa per questi gamberi di fiume. La particolarità è il grasso che ha nella testa, grasso cremoso che dà il gusto a tutto il gambero. Ann ha già tagliato i gamberi a metà. Li saliamo leggermente e li mettiamo sulla griglia. Addirittura se avete una brace ancora meglio. Li lasciamo cuocere 2-3 minuti, poi Ann mette della carta stagnola per capovolgerli e cucinarli dall'altra parte. Carta stagnola, altrimenti il grasso uscirebbe e si perderebbe la parte più buona di questo gambero. Si cuociono altri 2-3 minuti e i nostri gamberi sono pronti. Ann si sposta al wok e inizia con il Pad Thai. M-
mette dell'olio e come prima cosa i gamberi vanno scioccati leggermente nell'olio, non cotti ma leggermente scottati, e poi li sposto su un vassoietto. Mette il tofu, attenzione, questo non è un tofu morbido giapponese ma un tofu abbastanza duretto, lo scotta leggermente da ogni parte. Poi mette questi gamberetti secchi, dei gamberetti piccini che vengono essiccati, molto famosi in Thailandia, li usano per la papaya salad, per tante preparazioni. Poi mette lo scalogno. A questo punto mette l'uovo. L'uovo viene messo e poi cotto e sbriciolato, che diventa tipo dei pezzettini piccini. A questo punto mette i noodles, rice noodle, fatti da acqua e farina di riso, che vengono impastati, tirati come delle tagliatelle e poi essiccati. Li mescola per bene e aggiunge un goccio d'acqua per ammorbidire i noodle, col wok abbastanza alto, perché il vapore deve cuocere questi noodle per avere una consistenza non troppo morbida e non troppo dura. La parte più bella, io metto il tamarindo per mantenerli morbidi e per bilanciare il sapore. Rimettiamo i gamberi per finire la cottura, così avranno il modo di cuocersi giusti e prendere tutti i sapori del wok, del tamarindo e di tutto il resto degli ingredienti. Alla fine Anna mette i germogli di soia, l'erba cipollina thailandese, che è un'erba cipollina piatta, un sapore leggermente più intenso. Mette un po' di zucchero per bilanciare, il peperoncino secco, non può mancare il peperoncino secco in Thailandia, un po' di arachidi leggermente tostate. A questo punto abbiamo tutti gli ingredienti e velocemente si mescola ancora per dargli quella tostatura, cioè dice la affumicatura del wok. Ci siamo pronti per impiattare con una semplice foglia di banana, il pad thai sopra. Un impiattamento molto semplice perché il colore del pad thai è già bello così. Ci siamo, però vorrei parlare un po' di questi ingredienti vicino al pad thai. Il pad thai è una cosa molto personalizzata in base ai gusti del thailandese, però secondo me l'unica cosa che direi a tutti di mettere è il succo di lime, perché dà una freschezza al pad thai che quando lo mangi lo vuoi mangiare tutto. Aggiungiamo delle foglie di fiore di banana, che si prende dal cuore la banana, molto tenero e molto dolce. Un po' di zucchero, un po' di peperoncino, delle arachidi tritate e tostate e infine il nostro gambero di fiume grigliato, che ha dei colori stupendi. Come dicevamo, il pad thai è lo street food, è un simbolo, un'icona di tutta la Thailandia. Questa è la nostra versione. Abbiamo voluto elevare un po' questo pad thai dallo street food mettendo questo gambero di fiume gigante. Acido, dolce, salato, piccante e amaro. Ci siamo spostati su una delle terrazze di riva del fiume per raccontarvi un piatto della tradizione veneta, in questo caso sono i bigoli con delle crudità di mare e un'acqua di verbena e pomodoro. Ho scelto il bigolo perché mi ricorda molto l'Asia come consistenza, essendo porosa si amalgama molto bene con gli ingredienti, esattamente come gli egg noodle. Iniziamo a preparare l'impasto. Il classico bigolo 90% ha le uova dentro. Noi oggi lo prepareremo nella mia versione. Prendiamo l'acqua e mettiamo due polveri liofilizzate, una di ricci e una di gamberi rossi, e con una forchetta mescoliamo per bene.
Ho inserito questi due ingredienti per dare un ricordo della pasta ai frutti di mare. Dopo la cottura, i bigoli da soli così avranno già il profumo del mare. A questo punto creiamo la classica fontana con la farina e aggiungiamo i liquidi del vino bianco e iniziamo a mescolare dal centro verso l'esterno. Con me oggi c'è Peng, la mia assistente, che adesso sta impastando. Molto importante non avere un impasto troppo morbido, perché durante l'estrusione i bigoli si possono attaccare. Dovrò dare una mano perché questo impasto è abbastanza duro. A questo punto il nostro impasto bello compatto è pronto, lo avvolgiamo in una pellicola e lo mettiamo nel frigorifero a riposare almeno per 24 ore. Il bigolo è un impasto non che si fa con una macchina della pasta tradizionale, ma serve il torchio. Il torchio praticamente consiste in un'estrusione fatta a mano, a pressione. Enrico è il mio chef qui del ristorante, anche lui di Padova. Sta girando il torchio affinché i bigoli escano. Aggiungiamo un po' di semolina perché non si attacchino e poi, a seconda della lunghezza che li vogliamo, li andiamo a tagliare. Quello che otterremo è una pasta molto ruvida. I nostri bigoli sono pronti e li lasciamo riposare almeno una trentina di minuti. A questo punto assaliamo l'acqua e buttiamo giù i nostri bigoli. Ci vorranno circa 8 minuti. Nel frattempo procediamo con le nostre crudità di mare. Per questo piatto ho scelto i frutti di mare in stagione che hanno una dolcezza particolare. Qui abbiamo delle pen shell che assomiglia un po' a una cappa santa che viene dal Giappone adesso in stagione. Andiamo a tagliare a fettine sottili. Poi abbiamo le Hokkaido clams, assomigliano molto a un fasolaro, quindi vanno mangiate crude e sono molto molto dolci. Gamberetti blu, perché hanno le uova blu, sono molto 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 dolci. E un'ostrica francese, è la qualità Tsarskaya, ma potete mettere anche altre ostriche. Quindi andiamo a marinare i nostri frutti di mare con un po' d'olio extravergine e del sale marino. Abbiamo qua un ingrediente particolare, questo si chiama limone amaro, bitter lemon in inglese, che è un classico ingrediente qui della Thailandia. La particolarità è il profumo della buccia tra un limone e un arancio e useremo anche il succo. Cosa abbiamo fatto qui? Abbiamo un'acqua di pomodoro, poi abbiamo fatto un'infusione di verbena tutta la notte. Andiamo a mescolare l'acqua di pomodoro e verbena con un po' di acqua di ostrica e di aceto di riso per dargli un po' l'aspro. Mescoliamo per bene e assaggiamo. Ci deve essere un buon bilancio tra acidità, dolcezza e salinità del mare per completare il piatto. Mancano 2 minuti per mescolare i nostri bigoli. Prendiamo una pentola, aggiungiamo l'olio extravergine, uno spicchio d'aglio e un po' di peperoncino secco, tipo un aglio olio. Dopo 2 minuti aggiungiamo dell'acqua di vongole. Cuociamo leggermente. E ci siamo, a questo punto i bigoli sono pronti, li mettiamo nella nostra pentola con un po' della suacqua di cottura. Giriamo con una pinza affinché si amalgamano l'olio, l'acqua delle vongole e l'amido della pasta, finché questa cremina si formi attorno. Ci siamo, siamo pronti per impiattare. Mettiamo i nostri bigoli al centro del piatto e delicatamente aggiungiamo i nostri frutti di mare alternandoli per avere un bellissimo colore del piatto.
mettiamo dei ricci di mare di Hokkaido e un po' di salicornia leggermente sbianchita, un po' di caviale, le uova di gambero blu danno una sensazione di freschezza. Concludiamo mettendo l'acqua di pomodoro e verbena per dare questa sensazione di estate, come di essere al mare. Oggi vi ho raccontato un gran piatto che rappresenta la Thailandia, il Pad Thai. Un piatto semplice, però molto complesso nei sapori. E ho voluto coi bigoli presentare una versione del noodle veneto della mia tradizione con dei grandi ingredienti. Spero che questo gioco fra le due tradizioni vi abbia ispirato, dandovi dei nuovi spunti sulla cucina thailandese e la cucina veneta italiana. Un grande saluto dal Forsyth di Bangkok e vi aspetto qui a Riva del Fiume. Ciao a tutti!